Buonasera gentili telespettatori di Teleprima, ben ritrovati a questo nostro consueto appuntamento domenicale. Questa sera temi importanti relativi alla città di Caserta e ne parleremo con Adele Vairo, dirigente scolastica dell'Istituto Manzoni e assessore del Comune di Caserta. Allora, Assessore, buonasera e buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Assessore, iniziamo con un tema all'ordine del mese, diciamo, se possiamo dire, l'esame di maturità. Certo. Un esame che è cambiato, un esame che c'è ai tempi del Covid. Innanzitutto ci auguriamo che sia l'ultimo esame di maturità ai tempi del Covid e se ci può dire, insomma, le sensazioni, se anche questa modalità le è piaciuta, ecco. Guardi, allora, in pratica l'esame di Stato di questa annualità scolastica è analogo per grosse linee rispetto a quello dello scorso anno e, come diceva lei, è l'esame di Stato del tempo del Covid, quindi è quello che raccoglie ormai quasi due annualità scolastiche di didattica a distanza e rappresenta poi il percorso finale di un quinquennio che i ragazzi e le ragazze dei licei, degli istituti professionali e tecnici, delle scuole secondarie di secondo grado hanno compiuto nell'arco dei cinque anni della scolarità della secondaria di secondo grado. E naturalmente è un esame di emergenza, un'emergenza che purtroppo è divenuta quotidiana ordinarietà da due annualità a questa parte e che rappresenta, noi ci auguriamo, l'epilogo di una parentesi dolorosa, preoccupante, complessa, che la scuola italiana ha dovuto affrontare e che insieme alla scuola italiana hanno dovuto affrontare le famiglie ed una generazione intera di ragazzi e ragazze che hanno ovviamente subito un pregiudizio fortissimo, quello di uno scompenso esistenziale che, si voglia o non, ha inciso su una fascia debole che è quella della gioventù. È naturale che questo abbia causato anche scompenso in quelle categorie professionali che hanno subito il clamore del momento e che si sono dovute reinventare in una maniera più o meno virtuosa, ma in una maniera assolutamente compiuta e rappresenta anche un punto di svolta per le famiglie che insieme alla scuola hanno affrontato questo momento di disagio esistenziale giovanile sicuramente complicato. È una situazione difficile, questo diciamo è un po' lo scenario generale, soprattutto adesso in ottica esami di Stato, e a questo punto le chiedo anche in ottica futuro, visto che, insomma, come lei giustamente ben sa, l'anno scolastico appena termina già bisogna programmare, certo, il nuovo, perché insomma non si può lasciare niente al caso. Il dubbio numero uno è: mascherina sì, mascherina no. Ma guardi, con la fase tecnica dell'organico noi siamo già in fase di programmazione della nuova annualità scolastica e al momento nulla trapela, se non la fine annunciata dell'emergenza che noi ci auguriamo prossima, voi per il grande incremento del numero dei vaccinati, voi perché veramente si percepisce l'idea della fine della fase emergenziale. Questo rappresenta per la scuola sicuramente una idea di reinizio nella norma, quindi con la didattica in presenza, con una serie di circostanze a cui siamo annualmente ormai abituati, che tuttavia insegna, perché è una lezione di vita, e che all'emergenza in un modo o nell'altro ci si può abituare, cioè la scuola come organizzazione flessibile abituata poi a gestire avanguardia e trincea ha vissuto sulla sua pelle questa idea di concepire le fasi successive dell'emergenza come un sistema a cui adattarsi di volta in volta. Quindi siamo pronti a cambiare pelle di nuovo, benché ci si auguri in ogni caso che veramente il peggio sia ormai dietro le spalle. E al momento non abbiamo dettagli ufficiali importanti,
Resta di fatto che con questa annualità al 31 agosto si chiude la fase emergenziale, certo, e si guarda al futuro con l'occhio di chi attende. Input nuovi, ma noi speriamo che sia l'avvio di una prosecuzione regolare ed ordinata del nuovo anno scolastico. Questo... Benché siamo attrezzati all'idea del distanziamento, della mascherina, dell'adattamento ai protocolli relativi alla sicurezza, perché abbiamo imparato comunque la lezione ed abbiamo imparato a gestire questa fase emergenziale che non ci deve lasciare in maniera superficiale così come eravamo prima, ma che ci deve tenere il livello di attenzione umano, personale e professionale sempre alto. Quindi soglia di vigilanza sempre attissimo, molto attiva. Questo sicuramente è importante. Assessore, questa fase emergenziale che lei, come diceva giustamente, ci auguriamo tutti possa finire quanto prima, è stata caratterizzata anche da due governi e, nel caso diciamo specifico del tema, da due diversi ministri dell'istruzione. Certo. Prima Azzolina, sì, adesso Bianchi. A questo punto le chiedo non un discorso politico, un discorso di fatti. Sono stati cambiati alcuni ministri, non tutti. Quindi, secondo lei, ci sono stati degli errori nella gestione? Ci sono tuttora? Allora, guardi, nel mio settore, senz'altro, ci sono stati degli errori. Perché io credo che quando la politica non sposa compiutamente la tecnica nella conoscenza concreta del quotidiano di vita del singolo operatore, parlo del mondo della scuola, il problema c'è. Senza nulla togliere al fatto che qualunque governo si sarebbe trovato impreparato, certo, ad un'emergenza di questo tipo, che poi nessuno immaginava essere talmente complessa, talmente dolorosa e talmente lunga da essere affrontata. Resta di fatto che soprattutto nella prima fase la scuola ha subito l'urto, la compressione, il continuo mutamento di schemi normativi e di comportamento che dallo schema normativo si desumessero in maniera assolutamente continua. E questo ha comportato per noi un surplus di lavoro a cui il mondo della scuola non si è mai sottratto. Proprio storicamente il mondo della scuola è un mondo che, ahimè, lavora ancora troppo di volontariato e di scarso riconoscimento del proprio sé, e questo è gravemente colpevole, perché una politica che storicamente non si interessa della scuola, che continua a pensare che la scuola sia un ammortizzatore sociale, senza pensare che la scuola deve essere il motore di uno Stato che voglia innovare e costruire, perché le giovani generazioni non devono essere l'investimento del futuro così, perché è bello pensarlo. No, io sulle giovani generazioni devo investire, e sulle risorse professionali che alle giovani generazioni si dedicano, certo, devo fornire quel know-how indispensabile ad affrontare un contesto educativo che nel mondo della multimedialità è il qui ed ora universale, che deve fare in modo che, se i ragazzi devono padroneggiare quelle competenze chiave internazionali, devono essere affidati a professionisti che sappiano cosa fare. E poiché il mondo della scuola è veramente costituito in larghissima parte di persone votate all'abnegazione e alla passione, io credo che sia il caso veramente di costruire sul mondo della scuola, riconoscendo al mondo della scuola quello che storicamente deve vedere riconosciuto: l'idea professionale della competenza, del merito, del riconoscimento economico adeguato, un inquadramento contrattuale che corrisponda alla scuola del 4.0. È ovvio ed evidente che tutto questo non c'è stato storicamente, non è fatto di oggi, certo, ma di ieri, ed è evidente che in questo lungo anno e mezzo pandemico gli operatori della scuola siano stati subissati e tartassati da una serie indefinita di modifiche normative, di input che veramente ci hanno compresso in una difficoltà operativa di una di uno stress professionale enorme, anche perché gran parte è stato elaborato a distanza,
gran parte è stato elaborato in maniera assolutamente, come dire, immediata. Certo. Ok? Senza il sostrato di uno studio. Nella consapevolezza dell'emergenza, però quando questa emergenza si conclama in un fatto che perdura nel tempo, beh, sarebbe gioco forza concedere alla scuola un asset definito, non dico definitivo, ma definito, che dia alla scuola la possibilità di lavorare in maniera serena e quindi non una continua evoluzione di schemi di comportamento che mutano da un giorno all'altro. Questo vale per le regole del distanziamento, mascherina sì, mascherina no, dad sì, dad no. Tutto questo ha complicato il ruolo della scuola, che poi invece nella fase dell'epidemia è stato trainante. Sicuramente è una situazione complessa, e tra i vari termini che abbiamo imparato a conoscere, insomma, in questo percorso pandemico c'è questo acronimo, questa DAD, questa didattica a distanza, che sì, sicuramente ha caratterizzato il mondo della scuola. Allora le chiedo, secondo lei, se in futuro, in una situazione diciamo normale, se potrà essere comunque utilizzata, cioè lei ci vede qualche vantaggio? Ma guardi, il vantaggio dell'incremento della conoscenza del mezzo multimediale è senz'altro un dato acquisito, perché ripeto, la risorsa multimediale io credo debba essere sfruttata a vantaggio della professionalità dei docenti, del personale ATA, perché noi non dobbiamo dimenticare che la scuola è ufficio, è pubblica amministrazione, certo, quindi è costituita da personale docente e personale ATA, messo a dura prova in questa fase, ma l'evoluzione del modello organizzativo della scuola in epoca Covid, nella scuola a distanza, il cosiddetto lavoro agile, che la scuola italiana non conosceva. Beh, sicuramente uno schema che ben studiato e realizzato in maniera appropriata è un arricchimento per le nostre categorie professionali. Va da sé che è come dire, come ogni incremento, come ogni miglioramento va adeguato alle circostanze. Quindi, adesso che abbiamo imparato lo schema, adesso che abbiamo gestito le risorse, perché poi ci sono state tante risorse, certo, economiche che sono arrivate sul mondo della scuola, probabilmente da tanto tempo la scuola italiana non riceveva tante risorse da gestire in maniera autonoma. E parlare di scuola autonoma significa di scuola che sa gestire la partita di spesa in maniera autonoma, perché la rendiconto è responsabile. Questo è un dato acquisito. Abbiamo avuto possibilità di incrementare la strumentazione, la logistica, la multimedialità. Abbiamo avuto modo di implementare le strutture. Questo è arricchimento senz'altro. Ed è arricchimento anche la possibilità che nelle varie forme di didattica, oggi si parla neanche più di mediazione didattica ma di cura educativa, quindi rapporto uno a uno docente-studente, che oggi vive una complessità di situazioni, perché il mondo interiore dello studente del 2021, beh, certamente non è il mondo dello studente di 10 anni fa, certo, c'è una continua evoluzione. Questo studente vive immerso in una realtà che della multimedialità differente fa il quotidiano, ben venga, senza dimenticare ciò che della scuola italiana è il traino. E quindi io credo che come ogni pubblica amministrazione, anche la scuola italiana abbia fatto di necessità virtù e oggi sia pronta a mediare ed a fare sintesi organica di ciò che è stato, di ciò che è e di ciò che potrà essere, migliorando di continuo il sistema se l'asset governo politica, se l'asset della grossa tecnica fornisca, viva Dio, degli input definiti, e non dico definitivi, certo, ma sicuramente di assetto che possano sostenere gli operatori della scuola. Dopo questa panoramica generale, che secondo me è stata anche importante, ci dobbiamo addentrare in quello che è ancora più importante, insomma, il discorso del territorio di Caserta. Prima però ci prendiamo un break pubblicitario, torniamo subito da voi. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania, un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24.
ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci rientrati in studio questa sera in compagnia della dottoressa Adele Vairo, dirigente scolastica dell'Istituto Manzoni e assessore al Comune. Assessore, dopo questa panoramica generale che secondo me è stata importante, lo dicevamo prima di fermarci, arriviamo al discorso di Caserta, un discorso importante con, partendo dalla messa in sicurezza degli istituti certo. casertani, un progetto che il sindaco ha fortemente voluto e che sta andando avanti. Sì, sicuramente Caserta è oggi un grande attrattore di risorse che sono state destinate al mondo della scuola per tutto l'asset della sicurezza ad ampio spettro. Ed è un percorso progettato tempo fa, non è un caduto certo. dall'oggi al domani. Fa parte di un percorso pluriennale che l'amministrazione ha messo in cantiere, proprio in senso tecnico in cantiere, qualche anno fa, e di cui oggi si acquisiscono i risultati. Diciamo che dall'inizio della pandemia siamo riusciti ad aprire in sicurezza le 7 scuole che fanno parte del piano del Comune di Caserta, e che dal prossimo settembre tutti gli edifici scolastici della città saranno messi in sicurezza proprio grazie a questi fondi che a vario titolo e di vario genere, provenienti da diversi cespiti finanziari, andranno a rendere possibile un ammodernamento ed un rinforzo strutturale che garantisca un asset di qualità sicuramente virtuoso da lei, questo punto di vista. Tra l'altro, giusto ricordarle ai nostri telespettatori, lei si è spesa in prima persona, è andata a fare anche personalmente dei sopralluoghi, insomma, per vedere un po' la situazione scolastica. Sì, ecco. Sì. Io sono assessore alla programmazione dell'edilizia scolastica, non all'edilizia scolastica, ma con l'assessore al ramo, con l'assessore Pontillo, si collabora proprio perché per quanto mi riguarda io insieme a lui governo il ramo della programmazione ed il rapporto con le dirigenze scolastiche. Questo significa che l'intervento tecnico viene calato nel contesto attraverso un rapporto quotidiano e costante tra amministrazione e dirigenza, e quindi comunità scolastica in quanto tale, perché il dirigente scolastico rappresenta la coinè, no? la comunità certo. scolastica nel più ampio senso del termine, soprattutto perché in questa fase è indispensabile anche accompagnare la comunità e l'utenza a subire lo svantaggio minore possibile, perché è ovvio ed evidente che se io intervengo su di un plesso devo intervenire in maniera che l'utenza possa subire il minor pregiudizio, nella consapevolezza che di necessità si fa virtù e che quindi si può anche subire temporaneamente un disagio nell'ottica di un investimento che migliori la qualità delle strutture. E noi sappiamo che un problema sistemico dell'Italia è quello delle strutture degli edifici scolastici, che sono molto poco adeguate alla vita quotidiana dei nostri alunni e delle nostre alunne, e che il problema della sicurezza grava in maniera consistente anche per una serie di antiche disconnessioni normative e contrattuali, certo. e qui parlo da dirigente scolastico che in prima persona subisce ogni giorno l'idea di essere datore di lavoro, quindi responsabile, governando però una comunità in un sistema struttura che non dipende dalla scuola ma dipende dall'ente locale territorialmente competente, quindi il comune per le scuole secondarie di primo grado a scendere, quindi scuole primarie e scuole dell'infanzia, per le scuole secondarie di secondo grado è l'ente provincia. Il dirigente è legale, responsabile ed è datore sulla sicurezza delle scuole con strutture che di fatto non governa in prima persona. Questo problema, con questo schema oggi in essere nel comune di Caserta,
Beh, si affronta in maniera molto razionale perché prima di tutto la mia veste tecnica mi consente di poter affrontare il problema dal di dentro e soprattutto il contatto costante sia con l'utenza che con la dirigenza scolastica fornisce la possibilità a chi del ramo detiene la tecnica dell'edilizia di poter fornire il vantaggio della struttura a norma, diciamo in maniera semplicistica, senza scompensare ciò che è l'utenza e favorendo poi quelle che sono le procedure in capo ai dirigenti scolastici che sono veramente vessati da una serie di dati normativi e da una responsabilità che è veramente infinita e molte volte iniqua. Assessore, nel corso del suo discorso parlando di, ho notato due parole importanti, ovvero di responsabilità e enti. Allora a questo punto sul discorso pandemico credo sia anche diciamo proprio fattuale una grande collaborazione tra i vari enti. Penso al Comune di Caserta e alla Regione Campania. C'è da dire che la gestione pandemica è stata sicuramente tra le prime in Italia, se anche vogliamo fermarci su Caserta, in particolar modo la campagna vaccinale cara al sindaco Marino, insomma, giuste le critiche quando bisogna criticare, ma secondo me è giusto anche dare i meriti quando ce ne sono. Ma io credo che sin da subito Caserta Comune nella filiera regionale si sia attestato su una posizione di virtù. Io credo che sin da subito Caserta è stata, come dire, un baluardo del benessere relativo ad un momento di, come dire, di follia, di terrore, di panico. Certo. In Caserta siamo stati relativamente tranquilli, siamo stati, credo, soprattutto nella prima fase, veramente cittadini in gran parte obbedienti e responsabili. E questo sicuramente è funzione di una cabina di regia politica che ha funzionato. E quando ci sono state le disconnessioni, vuoi episodi relativi alla Movida, vuoi le situazioni che hanno portato senz'altro ad ipotesi di degrado e quindi di rischio, perché in questo caso la disobbedienza civica di uno può diventare la tragedia per molti. Sì. Quindi un'idea di responsabilità condivisa fa parte di quel patto che nella sua domanda aleggiava, del patto sociale e civico, ma anche culturale, tra la politica, l'amministrazione, la scuola, la famiglia. Perché senza di questo non c'è. Noi possiamo uscire definitivamente da questo momento di emergenza se ed in quanto al buon governo, alla buona politica, alla buona amministrazione, alla buona scuola si abbini la buona educazione e la consapevolezza responsabile del cittadino che comprende ciò che si muove intorno a sé e che adegua il suo comportamento ad una visione nuova della vita. È gioco forza immaginare che le nostre vite quotidiane siano definitivamente cambiate. Io credo che ci vorrà tanto tempo per poter ritornare in maniera serena, forse, ad uno schema di vita che abbiamo abbandonato neanche 2 anni fa. Ma le nostre vite sono cambiate e probabilmente questo momento di riflessione condivisa ed universale probabilmente qualche segnale positivo lo deve lasciare, soprattutto a noi adulti. Che sicuramente insomma è un discorso che ci sta caratterizzando, è qualcosa che ci porteremo dietro anche negli anni a venire. Ma assolutamente sì. Io credo che chiunque adesso abbia un momento di riflessione quando affronta determinate situazioni. Questo vale per come ci si approccia ad una spesa, ad una passeggiata, ad un evento pubblico, ma anche alla propria vita familiare. Ed è ovvio, si è trascorso più tempo in casa, si è lavorato più da casa, si è socializzato meno. Certo. E tutto questo ha creato in larga scala una evoluzione dei costumi.
che poi può essere intesa come involuzione o come evoluzione secondo il modus operandi, ma io credo che l'adulto consapevole e responsabile debba fare tesoro di questa esperienza ai più diversi livelli della vita. Questo credo sia importante. Assessore, ne ha parlato del discorso Movida, che secondo me è tutto collegato, proprio perché insomma si parla di una socializzazione che non c'è stata, di una difficoltà, di persone che adesso legittimamente vogliono rivedersi nel pieno rispetto, lo ripetiamo sempre, delle norme anticontagio. L'episodio avvenuto insomma lo scorso sabato ha un po' colpito e ha spinto il sindaco Marino ad intervenire con dichiarazioni anche forti, dicendo: sono l'autorità cittadina e devo fare tutto quello che è in mio potere per assicurare la sicurezza, anche perché adesso le posso parlare da giornalista, ma anche da libero cittadino, pensare di uscire e potermi ritrovare in questa situazione, beh, un po' mi spaventa, giustamente, penso spaventerà molti genitori con figli più piccoli. E quindi a questo punto le chiedo: dove secondo lei è giusto intervenire e se poi alla fine in queste determinate situazioni c'è non una mancanza, però un qualche collegamento alla scuola e all'educazione? Guardi, il sindaco... So che il discorso è complesso, le chiedo scusa. Ma il sindaco ha fatto esattamente quello che avrebbe dovuto fare, non tocca a me dirlo, ma il garante ed il responsabile della sicurezza e del benessere deve intervenire fortemente. Questo è un episodio che non può e non deve essere sottaciuto. È una, come dire, è un superare ogni livello di guardia concepibile. Certo. Chi governa, chi è responsabile del sistema, deve intervenire con fermezza per ripristinare la legittimità, la legalità, la sicurezza e il benessere. E deve anche mettere in essere una rete a sostegno del ripristino di questa normalità. Quindi è ovvio ed evidente che questo atto forte del sindaco sia un atto dovuto ed un atto di cui tutti noi cittadini dobbiamo tenere conto. Certo. Perché la mano forte, il controllo, la verifica fanno parte del sistema di gestione, di governo e di controllo. Va fatto, ci si deve adeguare fortemente e si deve riflettere sull'evitare che ciò capiti. Questo a partire dalla casa di ciascuno di noi, dall'esistenza di ciascuno di noi, nessuno escluso, nessun alibi, nessuna scusa, nessuna come dire, via di fuga. Non c'è se e non c'è ma. Sono episodi che non devono capitare, che se capitano vanno perseguiti e non vanno più ripetuti. E bisogna mettere in atto ogni possibile certo, strategia perché ciò capiti. Riparliamo di quel patto civico tra istituzioni e formazioni sociali, a partire dalla prima agenzia educativa che è la famiglia, a partire da quella che è l'agenzia di istruzione che è la scuola, e poi a tutte le reti sociali che ad esse afferiscono. Il primo patto educativo è tra famiglia e scuola. E non c'è delega e non c'è delegittimazione. La scuola non può attendere che tutto spetti alla famiglia, ma la famiglia, mi consenta, non può più delegare alla scuola un ruolo educativo che compete alla scuola, ma fino a un certo punto. Fino a un certo punto. Certo. Non si può dare alla scuola la colpa di ogni cosa. Beh, la scuola ne avrà di colpe, ma non ha tutte le colpe rispetto alla carenza di educazione e di attenzione che questi ragazzi e che queste ragazze palesano poi in questo tipo di atteggiamenti. Al contrario, c'è anche tanta virtù, c'è anche tanta virtù. Queste giovani generazioni hanno poi per larga, come dire, larga parte mostrato un interesse a riprendere in maniera gioiosa la vita. Si veda l'enorme percentuale di giovani che si sono andati spontaneamente a vaccinare. Questo è un segnale di incredibile civiltà e di grande cultura del benessere e di responsabilità, e credo che Caserta si attesti su percentuali altissime di giovani vaccinati. Nella come dire, organizzazione
degli hub vaccinali di altissimo livello, questo è sotto gli occhi di tutti, sì. Ed è veramente un momento di sano orgoglio del territorio, no? E della rete delle istituzioni che a questo si sono dedicate, ma è anche un riconoscimento ad un popolo che ha saputo dimostrare di saper essere cittadino, di saper essere responsabile, e questo è un encomio che va alle giovani generazioni. La stessa giovane generazione che in una piccola ma dannosissima percentuale si macchia della rissa, dell'ubriacatura completamente dissennata o della partecipazione incontrollata alla movida. Nessuno potrebbe non riconoscere il grande sacrificio che questi ragazzi e queste ragazze hanno compiuto, e nessuno potrebbe disconoscere la voglia di rimettersi in gioco. Però c'è da dire che è fondamentale per la sicurezza di questi ragazzi e di tutto il mondo che orbita intorno a noi, che è fondamentale anche una buona educazione di fondo. Assessore, giovani, la scuola è stato un po' il fil rouge di questa nostra chiacchierata, e allora chiudiamo con quello che, se posso permettermi, è sarà sempre una parte di lei, il liceo Manzoni, spesso e volentieri ci arrivano anche in redazione tanti comunicati, sì, di progetti, di varie, la settimana dantesca mi viene adesso in mente, insomma, tanto lavoro, non può che essere soddisfatta. Tanto lavoro questo anno, questi due anni ormai li possiamo, credo che abbiano moltiplicato le ragioni di soddisfazione. Il liceo Manzoni non si è fermato un attimo e abbiamo moltiplicato gli accessi anche in fase di didattica a distanza, che il liceo Manzoni ha onorato dal primo all'ultimo momento. Io devo formalmente ringraziare senz'altro le famiglie che hanno continuato a sostenerci in maniera costante, che continuano a regalarci la loro fiducia. La platea degli studenti che è stata veramente una platea di sentinelle del pensiero in maniera veramente formidabile. Noi abbiamo oltre 2000 alunni e pochissimi casi di asset negativo nella fase pandemica, nel riconoscimento poi della percentuale umana, no? Certo. Di disconnessioni e della percentuale di disagio. Resta da dire che io sono enormemente grata, in maniera veramente fuori da ogni protocollo e da ogni schema, in maniera grata a livello personale, professionale ed istituzionale all'intero corpo dei professionisti che alberga liceo Manzoni, quindi personale ATA, personale docente, che non si è risparmiato neanche un minuto in un momento di grande difficoltà. Io ricordo i primi giorni della pandemia in cui ci sentivamo a distanza ogni mattina, e le posso garantire che ci sono stati dei momenti in cui la commozione è stata forte, perché eravamo talmente compresi, certo, della fase emergenziale, perché ognuno di noi poi viveva l'angoscia del proprio sé familiare e personale, e che abbiamo studiato tutti insieme, ci siamo dati forza l'uno con l'altro e veramente siamo riusciti a ribaltare una situazione con un anno e mezzo di didattica a distanza che ha ricevuto anche in maniera formale il plauso delle famiglie. E la cosa che mi ha fortemente colpito è che l'avanguardia studentesca, che al Manzoni ha un senso forte, i rappresentanti degli studenti al liceo Manzoni sono davvero il parlamentino, sono veramente una forza su cui investiamo tanto, mi hanno un giorno chiesto in un consiglio di istituto di continuare quel fil rouge di cui lei parlava prima, che poi è un po' il karma del liceo Manzoni, questa idea di aula magna, di didattica allargata alle risorse del territorio, e mi hanno chiesto, dice preside, adesso in aula magna non ci si potrà andare, tentiamo di aprire le frontiere della conoscenza anche in didattica a distanza. Abbiamo cominciato una serie di eventi online che rappresentano poi una prosecuzione regolare di quella che è la connotazione didattica ed educativa del liceo Manzoni, e questo ci ha portato molto bene. Abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo studiato tantissimo, ma non abbiamo perso una battuta, e questo anno del liceo Manzoni credo che
si chiuda in maniera veramente felice. Io non posso che essere soddisfatta e grata a tutti quanti abbiano contribuito in maniera generosa, in maniera appassionata e competente a superare questa fase che davvero io mi auguro si possa dichiarare chiusa. Questo è importante, ci tenevo a chiudere anche io così perché so insomma quanto ci tiene al grande lavoro che ha fatto e che sta facendo per il liceo. Assessore, io la ringrazio per il suo tempo, la sua grazie panoramica. A lei, grazie le auguro a voi. Veramente un in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Crepi. Ringraziando allora la dottoressa Vairo per il suo tempo, per questa panoramica sul mondo della scuola, io ringrazio come sempre voi da casa per averci seguito, vi do appuntamento a domenica prossima, sempre qui dagli studi di Teleprima, grazie nuovamente e arrivederci.